Bentornati ragazzi e ragazze, sono Erma e benvenuti in questo nuovo episodio di Cosa ne penso di? Nell'episodio di oggi, come potete vedere dal titolo, potete vedere che stiamo per trattare un argomento abbastanza grande, per così dire, che è quello di YouTube, ma in più in particolare YouTube Italia e gli youtuber che lo compongono, come si relazionano appunto gli youtuber piccoli, quelli che appena iniziano nella community di YouTube Italia, e poi tratteremo leggermente alcuni argomenti, quelli possono essere lo spam e il sub for sub o iscritto ricambi. Dobbiamo partire dal presupposto che YouTube è un social network grandissimo che ha avuto una grandissima diffusione in tutto il mondo e si sono venute a formare diverse community che sono formate da diversi youtuber a loro volta. Se dobbiamo parlare dell'argomento YouTube, dobbiamo analizzare anche quelli che sono i youtuber che la compongono. Per quanto riguarda l'argomento YouTube, uno potrebbe dire YouTube parlare come un social network in generale che ha avuto una grandissima diffusione nel mondo e che oggi occupa, diciamo, una buona parte della giornata per relativamente molte persone. YouTube è un mezzo di diffusione di file multimediali quali video, attraverso il quale le persone possono condividere quelle che sono le loro esperienze, le loro idee, oppure tranquillamente rubare un sorriso a chi guarda i loro video. YouTube però negli ultimi anni si sta evolvendo, è partito come un semplice mezzo di diffusione di questi elementi appunto che servivano a convogliare l'attenzione delle persone su un determinato elemento, rubare una risata, oppure per, non so, condividere una propria idea e mostrare e vedere quali erano i responsi da parte delle persone. E questa per me dovrebbe essere l'idea generale, l'idea base sulla quale uno youtuber deve basare il proprio canale. All'inizio di YouTube non vi era la possibilità di guadagnare denaro dai propri video, però in seguito alla nascita e alla diffusione in maniera molto elevata di pubblicità su internet sono nati quindi vari social network e anche YouTube stesso ha iniziato a pagare coloro che lo volessero e che ne avessero la possibilità di essere pagati inserendo queste pubblicità all'interno dei loro video. Quindi sia YouTube sia questi social network avrebbero guadagnato, però ovviamente per poter fare ciò con i canali delle persone che si trovavano su YouTube dovevano anche dare in modo a queste persone di ottenere anche se un guadagno. La community di YouTube Italia è cambiata tantissimo in questi anni, appunto perché a causa di tutti questi social network, a causa della possibilità di guadagnare denaro. Ovviamente col passare del tempo molti youtuber vanno a perdere quella che è, no? Nella maggior parte non la perdono totalmente, ma fanno un po' di spazio a questa possibilità di guadagnare denaro. E questo ci può anche stare, perché se una persona si mette e utilizza YouTube, non dico come un lavoro, ma gran parte della giornata ci sta ore e ore sui video a registrarli, ad editarli, è normale che se ha la possibilità di avere un minimo di compenso lo abbia. Però la cosa che io non riesco a concepire è come le persone pretendono di venire immediatamente su YouTube, aprire subito un canale, sparare il primo video che gli viene in mente, magari senza editarlo, senza nulla, e pretendere di ricevere un pagamento, qualcosa in cambio. Nessuno vi è venuto a chiedere di iniziare a fare i video e proporvi, diciamo, subito un contratto per venire pagati, ecco. E appunto potremmo dire che oggi una buona parte di YouTube è composta solamente da persone che non si interessano dei loro iscritti, ma si interessano solamente di guadagnare denaro all'interno dei propri video. Inoltre però nella community di YouTube ci sono anche altri problemi, due problemi che ho elencato e che vi ho detto precedentemente, che sono lo spam e il sub for sub. Adesso vi spiego in breve questi due problemi. Per quanto riguarda lo spam, che cosa significa? Significa che tu prendi il video, un qualsiasi lo spam in generale significa che tu condividi un contenuto con diverse persone, però in maniera non diretta, quale può essere un video su YouTube, ma condividere, diciamo, più che altro il link di qualcosa, per esempio il link di un proprio canale, il link di una pagina, il link di un social network che vi appartiene, un link di qualsiasi cosa. Basta che voi condividiate questo link con un gran numero di persone. Ora, lo spam ci sta in generale, però non lo spam eccessivo.
perché vi giuro che io sono gestore di 3 o 4 pagine e gruppi Facebook dedicati allo spam su YouTube, e vi assicuro che ci sono delle persone che a parere mio stanno tutto il giorno a spammare, e questo secondo me è una cosa inconcepibile. Questo perché per crescere su YouTube bisogna lottare con tutte le proprie forze, bisogna impegnarsi al massimo in ciò che si fa. Non è necessario solamente uno spam dei propri video, iscrivetevi al mio canale e robe del genere, perché sì, possono magari aiutare un po' a guadagnare quell'uno, due iscritti, ma non si può pretendere di crescere su YouTube solamente con quelli. Un altro tipo di personaggi tipo spam che io non riesco a concepire sono le persone che non hanno neanche iscritti al proprio canale, comunque lo condividono chiedendo iscritti. Non so per quale motivo lo facciano, perché se non avete video però volete quegli iscritti, è inutile. Perché è inutile vantarsi di avere, che ne so, 100 iscritti ma 0 video. Vantarsi di cosa? È come andare ad un concerto con 100 spettatori però non c'è il concerto. Cioè è inutile come cosa, non vi pagano neanche il biglietto se non c'è nessuno. A parte queste metafore così inventate al momento, ecco, volevo dire che lo spam in generale può aiutare a crescere, a far crescere quello che è il proprio canale o la propria pagina. Però quale può essere, che ne so, 1-2 volte la settimana massimo. Ma non che vi mettete a spammare in 10.000 gruppi Facebook o 10.000 gruppi di Google Plus 10 o 15, 20 volte al giorno lo stesso link, la stessa pagina, perché poi diventa eccessivo e poi nessuno vi si interessa. Anzi, invece di guadagnare ci perdete anche. E poi cominciano le persone ad insultarvi, che date fastidio, sempre lo stesso link, la stessa roba, e cominciano litigi su litigi ormai tipici ormai di oggi nella community di YouTube Italia. Il secondo problema che affligge la nostra community, questa grande community, è il sub for sub, o per chi non lo conosce con questo nome, l'iscritto ricambi. Allora, l'iscritto ricambi come funziona? Una persona, magari o sotto il link di una condivisione di un video, oppure sotto il video di YouTube stesso, commenta con sub for sub o iscritto ricambi. Che cosa significa? Significa che lui si è iscritto in quel momento al vostro canale e vi chiede a voi di iscrivervi al suo. Questo che cosa comporta? Comporta che entrambi i canali avete un iscritto in più. E questo dovrebbe dire, wow, cresciamo entrambi gli iscritti. Che cosa bella, salgo di iscritti, faccio più visualizzazioni e cose varie. Non è vero. Il sub for sub non serve a far crescere quella che è la fama del proprio canale su YouTube stesso. Questo perché la persona che si iscriverà chiedendovi iscritto ricambi e voi vi iscriverete al suo canale, né voi sarete minimamente attivi sul suo canale e né lui sarà minimamente attivo sul vostro. Quindi questo è qualcosa di totalmente inutile. Come ho già detto in un video passato in cui mi dilungavo anche abbastanza sull'argomento del sub for sub, infatti se lo potete trovare nei video vecchi, si chiama tipo sub for sub è una merda, questo perché lo smerdavo a bestia questo argomento. È totalmente inutile, perché è inutile avere 20.000 iscritti e 200 visualizzazioni a video. Ora è un esempio, 200 visualizzazioni per iniziare sono anche buoni, ma è inutile avere 20.000 iscritti. Infatti con sub for sub, che fare 20.000 iscritti è impossibile con sub for sub, sfido chiunque a farlo. Quindi se siete degli youtuber piccolini che volete iniziare col vostro canale, io un consiglio che vi do è quello di non iniziare assolutamente con questa metodologia per guadagnare iscritti, perché credetemi, sono da 2 anni su YouTube e le so certe dinamiche. Credetemi, il sub for sub per crescere non serve a nulla. Che ci guadagnate quell'iscritto o quei 2 iscritti non serve a nulla se poi non vanno a interagire con quelli che sono i contenuti che voi pubblicate, quindi tutti quanti i vostri video. L'ultimo argomento che volevo analizzare così velocemente prima del termine di questo video è l'argomento degli haters. Non aspettavo altro che qualcuno mi chiedesse di parlare di questo argomento. Infatti ringrazio Gabriele per avermi posto questa domanda. Che cosa ne penso degli haters? Gli haters, per chi non lo sapessero, sono delle persone che hanno dei canali YouTube che si divertono e passano le loro giornate a insultare canali di altre persone, insultare nei commenti e lasciano il classico dislike sui video di YouTube. Adesso, haters, vi dirò un paio di cosine, perché forse non sapete ancora come funzionano le dinamiche di visualizzazione, contare minuti guardati e non. Adesso vi spiego. YouTube, per analizzare,
il guadagno, per così dire, quando si guadagna per un video, per un determinato contenuto pubblicato, utilizza due metodi. Il primo sono le visualizzazioni e il secondo sono i minuti guardati. Ora, i minuti guardati dipendono da quando una persona guarda il video, o siete haters o no. Quindi già se guardate il video e siete haters, se lo guardate solo per insultare, sinceramente a noi youtuber non ci frega un cazzo, perché ci fate solamente minuti ci guadagnate solamente minuti guardati all'interno del nostro contatore, quindi aumenta la quantità di denaro che poi quando può aumentare, comunque aumenta il numero di minuti che guardate all'interno di quel video e aumenta ovviamente anche il guadagno. E il secondo sono il counter delle visualizzazioni. Il counter delle visualizzazioni funziona un po' in modo particolare, perché non basta semplicemente cliccare il link per contare una visualizzazione, ma bisogna stare, non mi ricordo, forse una 20 o 30 secondi all'interno del video per contarla come visualizzazione vera e propria, perché altrimenti tutte quelle persone che fanno ricarica, arrivano 300 visualizzazioni, che poi il massimo è 301, e poi YouTube comincia ad analizzare queste visualizzazioni e vede se sono effettive o no, e se non sono effettive le blocca per quel video. Rimangono a 300 ma non le conta come 300 visualizzazioni, le conta come 10, 20, ora non ricordo. Un altro metodo però che ha per contare le visualizzazioni sono i mi piace e i non mi piace. Questo perché? Perché secondo YouTube un mi piace corrisponde totalmente, anche se non rispetto a minuti, corrisponde a un video guardato interamente. Invece un non mi piace, come il mi piace, corrisponde ad un video guardato totalmente. Quindi, oltre ad aggiungere sia il mi piace che il non mi piace, che il non mi piace è lasciato ovviamente da lei o dalla persona comunque che non gli piace il video, perché ci può anche stare, ma principalmente sono haters, il non mi piace conta comunque come una visualizzazione. Quindi, contando come una visualizzazione, si aggiunge comunque, se non hai guardato tutto il video ma hai solamente cliccato e messo il non mi piace, mi conta sia come visualizzazione e mi conta sia come un tot di minuti guardati del video, anche se tu effettivamente non li hai guardati. Quindi, caro haters che vieni sotto i miei video e mi lasci tanti dislike, tanti commenti, devi sapere che un'ultima cosa: quando tu commenti magari esci, cambi video, quando magari poi ti risponde qualcuno a quel commento e tu rivai sotto quel commento per rispondere, non so se lo sai, ma ricarichi il link del mio video. E quindi, caro haters, mi fai ancora più visualizzazioni e mi fai ancora più piacere rispondendo ai tuoi insulti e alle tue prediche sotto i miei video. Quindi il ruolo dell'haters all'interno di YouTube è molto utile, potremmo dire, per il guadagno di uno youtuber stesso. Ora ovviamente non farà piacere avere quei 5, 6, 10 dislike quando va bene. Io per esempio ancora per fortuna non ne ho, però fa comunque piacere avere quei 2-3 dislike, non 200, che comunque relativamente ti aiutano, non sono poi di così cattivo gusto. Comunque, un ultimo elemento che io volevo, di cui io volevo parlarvi, è la mia esperienza su YouTube, se è importante per me anche su YouTube Italia. Come ho già detto in qualche video precedente, YouTube per me è qualcosa di molto importante e mi occupa, come ho detto, tantissimo tempo ad editare, montare i video. Ora lo so che in quest'ultimo periodo ne ho pubblicati pochi, però volevo un po' rilassarmi, dato che ne pubblico quasi 3 o 4 alla settimana e mi ci occupo anche quelle 3 orette per editarli, per montarli, fare un qualche video di divertente che vi piace, che vi piacciono soprattutto i contenuti che io pubblico. YouTube per me è una passione e se proprio devo, perché prima o poi bisogna abbandonarla, di abbandonarla nel più lontano tempo possibile, in questo periodo appunto. Spero comunque di prendere un pubblico maggiore, adesso stiamo crescendo tantissimo, siamo quasi a 560 iscritti e per me è un traguardo importantissimo, non mi sarei mai aspettato di raggiungerlo. Quindi YouTube per me resterà comunque una passione, un amore per così dire, una parte importantissima della mia vita. Comunque io spero che questo nuovo episodio di Cosa ne penso di vi sia piaciuto. Io vi ringrazio tantissimo ognuno di voi per aver commentato nell'ultimo episodio di Cosa ne penso di. Lo so che ho risposto solamente a uno di voi che mi aveva chiesto di parlare di YouTube in generale, però molti di voi mi hanno chiesto anche di parlare di altri YouTuber, perché YouTuber che ancora io neanche conoscevo, che grazie a voi ho avuto la possibilità
di conoscere e che quando tornerò avrò la possibilità di analizzare meglio uno per uno e poi potrò anche portarvi il mio pensiero in un prossimo hashtag cosa ne penso di. Io vi sfido a superare i 20 mi piace per il prossimo episodio e vi invito a lasciare in un commento un commento con hashtag cosa ne penso di e poi un argomento che volete che tratti in un prossimo video. Poi siete liberi di scrivere qualsiasi tipo di argomento. Se è piccolo potrei anche fare un gruppo di argomenti. Se è un argomento tanto grande come quello di YouTube, quello con lo scorso di FaVJ, potrei occupare un video intero. E se il commento con più mi piace è che occupa un argomento anche abbastanza importante e che attira l'attenzione di un sacco di persone, potrebbe anche comparire nel video ed essere salutato. Noi ci vediamo in un prossimo video. Vi invito a lasciare 20 mi piace, iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e condividere il video se volete supportarmi in qualche modo e condividere questo mio pensiero con più persone possibili. Noi ci vediamo in un prossimo video e bella ragazzi!